siamo pronti con Trip TV per lanciare questa presentazione della storia d'Italia e siamo in compagnia del generale Ottavio Renzi e del generale Nicola Toma. Il lavoro è la storia d'Italia da 1836 ai giorni nostri attraverso l'epopea dei Bersaglieri. L'antefatto, circa 2 anni fa espressi al Consiglio Direttivo la sezione Bersaglieri dice che il mio desiderio di mandare in onda un lavoro che riguardasse la storia d'Italia e Bersaglieri. La proposta è stata proprio presa in considerazione dai due amici Ottavio e Nicola che si sono messi al lavoro. Chiedo quindi al generale Renzi quali difficoltà avete incontrato nello sviluppo del lavoro e se siete soddisfatti del prodotto finito. Difficoltà più che altro di tempo disponibile, perché purtroppo specialmente nel mio caso sono stato molto impegnato negli incarichi che svolgo nell'ambito dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Fino a poco tempo fa ero il segretario generale, dopodiché ho assunto anche la carica di presidente nazionale, per cui sono stato molto, molto assorbito dalle attività che competono a questi due incarichi. E per quanto riguarda invece la soddisfazione, io direi proprio di sì, anche perché crediamo di aver fatto un buon lavoro, anche se, ripeto, ci abbiamo messo molto tempo, ma il lavoro è consistito specialmente nel raccogliere fotografie, slide, prima di tutto, poi distillare un testo e oltretutto, infine, mettere insieme al testo e le slide accompagnate da musiche, da tempi di pausa, da descrizioni che potessero rendere anche bello il lavoro di raccolta che avevamo fatto. Naturalmente noi non abbiamo assolutamente la presunzione di aver scritto la storia, no. Noi abbiamo raccolto un qualche cosa, come ha detto lei, di storia d'Italia, però immersa in quella che è la storia dei Bersaglieri. Storia dei Bersaglieri che, come tutti sanno, è più ampia di quella italiana, in quanto essendo stati fondati nel 1836, noi diciamo sempre per vantarci che abbiamo preso per mano l'Italia nel 1848 e l'abbiamo portata ai giorni nostri. Siamo molto soddisfatti del nostro lavoro, speriamo, anzi siamo certi che gli spettatori saranno tanti e apprezzeranno il nostro lavoro, perché insieme alla storia dei Bersaglieri ci sarà anche un richiamo a quella che è la storia italiana, anche se noi non abbiamo approfondito i vari passaggi, ma certamente abbiamo legato il tutto dal 1848, come dicevo, ai giorni nostri. Bene, direi che è tutto chiaro, quindi darei la parola al generale Toma che ci accompagnerà in questo affascinante corso nella storia d'Italia. Ed è il caso di dirlo, 36 sono le puntate preparate e con tanta fatica e tanta dedizione da tutti, e quindi parliamo soprattutto dei Bersaglieri, come loro che sono i due Bersaglieri DOC, come tutta la situazione nazionale Bersaglieri. Quindi grazie per il lavoro, e che credo risulterà molto utile a tutti, soprattutto agli studenti e non solo, quindi a tutti auguro una buona visione. I Bersaglieri nascono ufficialmente a Torino il 18 giugno 1836. La proposta della loro costituzione è del capitano delle guardie Alessandro Ferrero della Marmora, il quale sulla base degli studi delle campagne napoleoniche e delle esperienze delle fanterie leggere degli eserciti europei convince il re Carlo Alberto della necessità di dotare l'arma sarda di un corpo di soldati al manovrar leggeri e al tirar precisi. Nel 1848, dopo soli 12 anni dalla Costituzione, i Bersaglieri ricevono il battesimo del fuoco nel corso della prima guerra di indipendenza al ponte di Goito, dove lo stesso La Marmora rimane gravemente ferito al volto. Da quel momento non c'è capitolo della storia d'Italia che non veda protagonisti i Bersaglieri. Nel 1855 partecipano alla campagna di Crimea, dove, colpito da colera, Alessandro La Marmora muore. Nel 1859 i Bersaglieri sono a San Martino, cacciano gli austriaci da Casale, si gettano su Palestro e guadagnano al corpo la prima medaglia d'oro al valor militare. Dopo la campagna del 1860 e l'Unità d'Italia, gravi problemi travagliano la neonata nazione. Il più grave è quello del brigantaggio e i Bersaglieri vengono impiegati nelle regioni dove il fenomeno è più acuto.
nel 1866 l'amara custodia. Poi il 1870, Roma capitale. A conclusione del processo di unificazione nazionale, i bersaglieri vivono l'episodio che forse più di ogni altro lega l'immagine e la tradizione del corpo alla oleografia popolare. Porta Pia. Alla fine dell'Ottocento, i bersaglieri vengono impiegati in Africa nelle guerre coloniali. Anche in Cina, in occasione della rivolta dei Boxer, fu inviato un corpo di spedizione internazionale. Anche in quelle terre lontane dimostrarono il loro valore. Così come nel 1911, quando l'Italia dichiarò guerra alla Turchia. Il nuovo secolo che si affaccia all'orizzonte della storia è il secolo della tecnica. E nella tecnica i bersaglieri trovano il mezzo meccanico che li caratterizzerà per molti decenni, la bicicletta. Nel 1911 viene adottata la gloriosa carriola, telaio pieghevole, sospensioni elastiche, gomme tubolari, rapporto fisso. Peso complessivo della macchina equipaggiata, 25 kg. Con i loro battaglioni, i bersaglieri partecipano alla Prima Guerra Mondiale. Creati per azioni rapide e risolutive, devono adattarsi alla logorante guerra di trincea. Anche in queste condizioni, tuttavia, i bersaglieri trovano spazio per manovrare. I battaglioni ciclisti e i reparti d'assalto si rivelano le punte di diamante delle nostre forze. Dal 1940 al 1943, nel corso del secondo conflitto mondiale, il corpo partecipa alle operazioni su tutti i fronti. Alcuni reparti hanno ancora armi e mezzi sperimentali e nei 12 reggimenti bersaglieri vi sono anche motociclisti, motomitragliatori, autoblindo, carri veloci. La lotta da sostenere è impari. I reggimenti vengono decimati ed ogni volta caparbiamente ricostituiti. I bersaglieri lasciano su tutti i fronti il segno della loro presenza e del loro valore. In Grecia, in Albania, in Africa settentrionale, in Russia, i bersaglieri perpetuano una tradizione ormai secolare di sacrificio e di dovere. Prime corrispondenze cinematografiche dai nostri operatori in Africa settentrionale sulle azioni per l'occupazione di Marsa Matruh. Questo campo trincerato era una formidabile posizione difensiva, capolinea di una ferrovia a doppio binario proveniente da Alessandria, con vasti depositi di materiale. Il nostro comando segue le fasi dell'azione e ordina l'attacco. La battaglia si svolge sotto un sole accecante, con una temperatura proibitiva, ma nulla può arrestare l'impeto dei nostri. I primi prigionieri catturati. Ecco la cittadina di Marsa Matruh col suo porto. Marsa vuol dire appunto porto in arabo, che giace tra laghi salati ai piedi di un grande ciglione. I primi nuclei di truppe celeri occupano Matruh. Vengono ammainate dalle antenne dell'ex comando nemico. Un giorno la storia dirà, il corpo di spedizione italiano, il vecchio e glorioso Xir, è rimasto inchiodato nelle sue posizioni durante il terribile inverno russo senza cedere un millimetro di terreno.
Dalle vecchie posizioni le vedette presentano da molti segni l'imminente offensiva. Infatti la grande macchina di guerra si mette in moto e le divisioni italiane raggiungono una dopo l'altra le mete prefisse e passano oltre. Sulla sterminata pianura ucraina si snodano le divisioni in marcia verso Oriente, come gigantesche catapulte lanciate contro lo schieramento sovietico. Truppe celeri avanzano sotto la protezione dell'artiglieria. Da ripulire è questo villaggio, Ivanovka. Mentre l'artiglieria e i mortai picchiano, i celeri avanzano a sbalzi sul terreno scoperto, incuranti della reazione bolscevica. Resistenza dei rossi, Ivanovka è raggiunta. Le nostre truppe entrano in Ivanovka e rastrellano il paese. Nelle brevi pause dell'avanzata, il generale Messe distribuisce ricompense al valore. Dal 1943 al 1945 le unità bersaglieri si oppongono quasi ovunque ai tedeschi, partecipando alla resistenza e alla guerra di liberazione. Il 51esimo battaglione AUC combatte a Mignano Montelungo, aprendo al nostro esercito la via della rinascita. Il 4 reggimento bersaglieri, formato da reparti rientrati dalla Croazia e dalla Sardegna, entra in linea nelle Mainarde, a sud del Parco Nazionale d'Abruzzo. Con il riordinamento delle forze italiane vengono costituiti i gruppi di combattimento. Il 10 ottobre 1944, con una scelta rappresentanza di tutto il corpo, viene formato il battaglione bersaglieri Goito, che combatte a Poggio Scanno, dove il sergente maggiore Sbaitz merita l'ultima medaglia d'oro della guerra di liberazione. Il 21 aprile 1945, primo reparto italiano, il battaglione Goito entra in Bologna liberata. Continua incessante la lotta contro i ribelli. Nostre pattuglie di bersaglieri, lottando contro la tempesta di neve e di vento e la difficoltà del terreno, si portano nelle vicinanze di un villaggio dove è segnalata la presenza del nemico. In queste prime case può nascondersi l'insidia. I bersaglieri sfidano i partigiani a colpi di bombe. Avanzano ora verso il centro del villaggio, tentando un'azione di sorpresa. Dalle rovine fumanti del villaggio escono terrorizzati i partigiani, che preferiscono darsi prigionieri piuttosto che continuare una battaglia per loro insostenibile e cruentissima. L'Italia e il suo esercito devono far fronte alle calamità naturali e alla difesa dell'ordine interno. Terremoti, allagamenti ed altre sciagure funestano in questi anni il nostro paese. Polesine, Vajont, Belice, Friuli, Irpinia, Umbria non sono solo luoghi di questa nostra bella nazione, ma sono anche purtroppo località dove la furia della natura porta morte e distruzione. Analogamente le unità bersaglieri sono impiegate in concorso con le forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico,
Caso Moro, Forza Paris, Vespri Siciliani, Partenope, Strade Sicure e tanti altri interventi vedono sempre i fanti piumati in prima linea. Nicola Toma, vicepresidente dell'Associazione Bersaglieri di Civitavecchia, intitolata al maggiore dei bersaglieri Vincenzo Fusco, nato a Civitavecchia, decorato di medaglia d'oro al valor militare nella Seconda Guerra Mondiale, Capuzzo, Africa Settentrionale, 9 dicembre 1940. Il consiglio direttivo della sezione, che opera spesso nel sociale, recependo l'invito del direttore editoriale della testata giornalistica 0766 News Civitavecchia, signor Russo Pietro, ci ha incaricato di far rivivere con l'ausilio di slide, filmati, nonché musiche attinenti al tema trattato, la storia d'Italia dal 1836 ai giorni nostri, attraverso l'epopea dei bersaglieri che sono sulla scena nazionale ed internazionale ormai da 182 anni. Al fine di condurre una trattazione organica, cronologica, lineare e più comprensibile possibile, considerata anche l'estensione temporale in cui la storia si sviluppa, la stessa è stata suddivisa in 36 incontri di circa 15-20 minuti l'uno. Prima di entrare nel vivo dell'esposizione, desidero fare alcune precisazioni al fine di fugare ogni interpretazione non esatta circa il lavoro che sto per presentare. La prima, lungi da noi l'idea o la presunzione di fare un trattato di storia, in primo luogo perché non siamo deputati a farlo, in quanto privi dei titoli necessari, e poi perché crediamo che in tutte le famiglie siano disponibili alcuni testi di storia consultabili all'occorrenza. Si è soltanto pensato di parlare di bersaglieri e non solo, raccontare le loro gesta, temporizzandole con la storia d'Italia. La seconda, il lavoro è consistito nel selezionare il materiale storico consultato, sempre attinente all'argomento in questione, metterlo sotto forma di racconto cronologico, senza tralasciare, almeno lo speriamo, le indicazioni di interesse che le varie bibliografie ci hanno fornito. Si ha così una visione d'insieme di quasi tutti gli avvenimenti storici che hanno interessato il nostro Paese nei 182 anni in esame, corredati da citazioni di autorevoli personalità e da riflessioni personali. Si è cercato di creare un lavoro utile dal punto di vista storico e non solo, che possa essere di riepilogo o di stimolo per chi voglia approfondire le vicende nazionali, raccontando non tutto, perché sarebbe stato impossibile, ma certamente un po' di tutto. Abbiamo coscienza di aver scelto un lavoro che soverchia le nostre forze per grandezza storica, ma almeno ci proviamo. La terza. Le mie parole non vogliono essere di lode solo per i bersaglieri, ma per tutti i nostri soldati di tutte le guerre e delle missioni di pace, di ogni forza armata, arma e specialità, il cui sacrificio fu per avvenire di pace, contribuendo a fare dell'Italia una grande nazione libera, indipendente e rispettata nel contesto internazionale.
La bibliografia dedicata ai bersaglieri è vastissima e tocca tutti gli aspetti, ad iniziare da quelli storiografici, ai quali noi ci siamo dedicati, a quelli sociali, a quelli artistici, eccetera. Da tutti questi aspetti si ricava una comune deduzione che dice che i bersaglieri non sono migliori degli altri soldati, sono solamente diversi, perché hanno peculiarità diverse grazie alle quali grandi poeti italiani si sono scomodati per dedicare ad essi alcuni frammenti della loro lirica poetica. Gabriele D'Annunzio forse fu il più attivista, simpatizzante e bersagliere lui stesso nell'animo, il quale non perdeva occasione di vivere insieme ai bersaglieri e sui quali contava e contò non poco per incidere lui stesso nella storia d'Italia. Ed egli li ripagò in maniera perenne con la frase che ancora oggi caratterizza il loro monumento più famoso, quello di Porta Pia a Roma, sul quale appunto è scritto: «La mia ruota in ogni raggio è temprata dal coraggio e sul cerchio in piedi splende la fortuna senza bende. Ai bersaglieri ciclisti il loro fedele e fiero sergente Fiumano». Edmondo De Amicis, il quale nella concezione educativa e sociale dei suoi scritti, nel dare una definizione della figura del bersagliere, dice: «Per quelle piume che hanno al cappello e che conferiscono al fante veloce come un attributo di cavalieri, i bersaglieri rappresentano fedelmente i caratteri fondamentali e le tradizioni migliori della gente nostra». E nel contempo così ammonisce lo scolaro, il lettore, dicendo: «Inginocchiati, quei bravi giovinotti sono l'Italia, inginocchiati, sembrano legionari di Scipione resuscitati per compiere ancora l'ufficio antico, quello della vittoria. Storia e leggenda li consacra gli eletti, i forti, i valorosi combattenti della patria». Giosuè Carducci, il cantore delle glorie risorgimentali italiane, che nella sua fremente romantica poesia nel 1905 a Bologna inserì «Lode Piemonte», dedicandola ai fanti piumati, dicendo: «All'arma dei bersaglieri, che meritò nel concetto popolare impersonare l'entusiasmo e il valore dell'Italia, questi versi che raffigurano il risorgimento d'Italia, scritti fremente e piangendo, manda Giosuè Carducci». Giovanni Pascoli, poeta della natura, del dolore, dei sentimenti più semplici ed umani, con le sue rimate croniche italiane, nel suo discorso La grande proletaria si è mossa, tenuta al Teatro Barga di Lucca il 26 novembre 1911, che inneggia all'intervento dell'Italia in Libia nel 1911, così descrive il bersagliere: «Simbolo di perpetua giovinezza ed incorruttibile entusiasmo, chi vorrà assegnare ai bersaglieri, fiore della gioventù panitalica, una particolare origine?» Giovanni Verga, anch'egli nella sua poesia storiografica ci ricorda: «La tradizione gloriosa serve come la storia dei grandi avi ai popoli non degeneri. Onore ad Alessandro la Marmora e ai suoi bersaglieri». E a trattare di bersaglieri nella loro arte non sono stati solo poeti e scrittori poeti, ma possono essere tralasciati i pittori come Giovanni Fattori, Quinto Cenni, Michele Cammarano, il pittore soldato Geronimo Induno, che partecipa alla guerra di Crimea nel corpo dei bersaglieri e da cui dobbiamo il dipinto della battaglia della Cernaia. Scultori come Publio Morbiducci, che ha realizzato il citato monumento posto di fronte a Porta Pia a Roma, inaugurato nel 1932 in occasione del 62esimo anniversario della Breccia. Innumerevoli sono i personaggi politici e militari di potenze alleate e nemiche che hanno esaltato la figura eroica del bersagliere, che è uno dei meravigliosi prodotti della storica e vulcanica fantasia italiana. Ma la bibliografia esistente sui bersaglieri non è solo storia e arte. In essa, oltre agli aspetti eroici, si può trovare di tutto: aspetti tecnici, curiosità e aneddoti particolari. Basti pensare che leggendo quella si può scoprire che il famoso trombettiere, unico superstite della battaglia di Littre Bighorn del 25 giugno 1878, ove il generale Custer fu annientato insieme al suo settimo cavalleria, era un bersagliere che rispondeva al nome di John Martin, nome derivante dal suo originario Giovanni Martini, salernitano, che possedeva prima del suo espatrio negli Stati Uniti d'America.
paternità bersaglieresca contesa peraltro dai garibaldini, data la militanza di Martini nei garibaldini, fra i quali erano però arruolati molti volontari bersaglieri, come appunto Martini stesso, che da sempre seguivano il grande condottiero italiano. Si può trovare anche qualcosa di frivolo, come il fatto che Bersagliere fosse l'amante di Lady Shatterley, la quale, al di là del romanzo e con altro nome, è realmente esistita, e sembra appunto che di passaggio a Firenze avesse avuto una relazione con tale Angelo Ravagli, capitano dei Bersaglieri. Oppure ancora che Bersagliere è anche il feritore di Garibaldi in Aspromonte, il tenente Luigi Ferrari, trisavro del giornalista Enrico Petacco. Oppure infine che Giovanni Bergoglio, nonno dell'attuale Papa Francesco, combattente nella Prima Guerra Mondiale, aveva prestato servizio nei Bersaglieri. Direi che le basi sono state gettate ed è tempo di inoltrarci in questa affascinante corsa nella storia d'Italia insieme con i Bersaglieri. Da sempre i popoli oppressi hanno alimentato un anelito di speranza a riscatto dalla servitù straniera, generato dall'orgoglio nazionale di autodeterminazione. Per il popolo italiano il risveglio del sentimentalismo di libertà, per quanto ci riguarda, lo riscontriamo già nel gesto eroico di Pietro Micca a Torino nel 1706, e in uno spinto anelito di patriottismo lo possiamo riscontrare in un lontanissimo passato, quale quello della famosa disfida di Barletta del 13 febbraio 1503, dei Vespri siciliani a Palermo nel 1282, sempre contro il dominatore francese gli Angioini, ed ancora addirittura un secolo prima, il 29 maggio 1176, con la battaglia di Legnano contro il Barbarossa. Si è però accennato un patriottismo e nazionalismo esasperati, che spinge sempre alla ricerca dell'origine di un popolo che fissi i principi e i valori fondanti e quindi la fantasia è libera di volare. A differenza della politica, che costringe a fermarsi e a procedere con minor prosaica ricerca, tornando al popolo italiano e ancor più alla nazione italiana, l'obiettivo dell'indipendenza e dell'autodeterminazione è raggiunto con il Risorgimento, che per convenzione si fa iniziare nel 1848 e terminare nel 1918 con la Prima Guerra Mondiale e l'annessione di Trento e Trieste alla Madre Patria. In questi 70 anni la marcia dell'unificazione è stata guidata dai Bersaglieri, che hanno condotto la corsa dell'esercito, prima sabaudo e poi italiano. Quadro storico-politico, Europa. L'ingresso del Bersagliere nella storia avviene in una Europa post-napoleonica, la quale, con la data di nascita di Alessandro La Marmora, 27 marzo 1799, fondatore del Corpo dei Bersaglieri, si stava lasciando alle spalle un secolo travagliato dal punto di vista politico, ma anche un secolo di innovazioni. Terminava infatti il secolo dei Lumi, il secolo di Kant, di Rousseau, di Voltaire, di Cesare Beccaria, nonno di Alessandro Manzoni, che per la sua vivacità intellettuale incise fortemente sui popoli europei, aprendoli a grandissime trasformazioni storiche che interessarono gli aspetti tecnico-scientifici, fra i quali la macchina a vapore di Watt, la scoperta della cometa di Hale e dei pianeti Urano, Nettuno, Plutone, la mongolfiera, le unità di misura, la ghigliottina, la ferrovia. Socioculturali che condussero alla Rivoluzione francese 14 luglio 1789, che è stata la scintilla per tutti i modi rivoluzionari che hanno costellato nel secolo successivo la storia europea. Politico-militari, con l'avvento di Napoleone, che nella parte iniziale della sua ascesa al potere fu il consapevole portatore delle citate idee rivoluzionarie francesi. Dopo di allora il vecchio continente, entrato nel nuovo secolo, inizialmente illuminato dalla meteora napoleonica, si ritrova governato secondo i principi dettati dal Congresso di Vienna del 1815. Al Congresso, che nella sua più teorica accezione degli intendimenti e scopi anticipava quella che un secolo più tardi sarebbe stata la Società delle Nazioni, che a sua volta precederà le Nazioni Unite, parteciparono tutte le grandi potenze europee che avevano vinto Napoleone, e cioè Inghilterra, Austria, Prussia, Russia, la riammessa Francia, dove le potenze vincitrici avevano messo sul trono Luigi XVIII di Borbone, il fratello di Luigi XVI, il re ghigliottinato durante la Rivoluzione.
Parteciparono anche altri stati, ma con peso minore, come la Spagna, il Portogallo e la Svezia. Il congresso, ancorché mosso da città ideali di pace, sancì quella che da tutti gli storici fu poi denominata la Restaurazione, la quale, almeno nelle intenzioni, si riprometteva il ritorno allo status politico pre-napoleonico. Italia. La Restaurazione riproponeva la suddivisione del territorio in una decina di stati che erano divenuti satelliti delle due grandi monarchie dominanti, gli Asburgo e i Borboni, con le uniche eccezioni dello Stato sabaudo e della Chiesa. I Lombardo-Veneto e il Trentino, Alto Adige, divennero parte integrante dei domini asburgici. Il Regno di Sardegna tornò in possesso di Nizza e della Savoia e fu ingrandito con l'annessione dell'ex Repubblica di Genova, ma dovette rinunciare all'aspirazione di spingere la frontiera orientale dal Ticino al Mincio. Nei decenni successivi al 1815, il tentativo di restaurare l'ancien regime non ebbe successo voluto, in quanto in ogni Stato erano avvenute profonde trasformazioni sociali e culturali irreversibili. In Italia, già negli anni venti, si sviluppò un movimento di opposizione alla Restaurazione, che pur privo di unitarietà si prefiggeva ovunque di ottenere almeno la instaurazione di regimi costituzionali. I moti del 1820 nel Regno delle Due Sicilie, dove Ferdinando I di Borbone dovette impegnarsi a concedere la Costituzione, poi abrogata nel marzo del 1821, le insurrezioni di Palermo e nel Lombardo-Veneto, sempre nel 1821, i sussulti rivoluzionari nel marzo 1830 a Roma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Rimini e ancora negli anni successivi a Venezia, a Parma e nelle Marche, prontamente repressi, sono la prova tangibile del malcontento che serpeggiava al sud, al centro e a nord della penisola. Con il rompere di grandi figure, quali Mazzini, Garibaldi, Cavour, cui facevano da cornice altre, come Silvio Pellico, Guglielmo Pepe, Ciro Menotti, le aspirazioni dei modi rivoluzionari, fino allora condotti ognuno per proprio conto, si riunirono nel comune disegno che prevedeva l'unione degli stati italiani in una sola nazione. Quadro operativo militare. Per avere un quadro completo della situazione politico-militare in Italia, occorre prendere in esame l'ultimo quadriennio del 1700, caratterizzato dall'ingresso nella storia di Napoleone I Bonaparte. Infatti, il 2 marzo 1796, a soli 27 anni, Napoleone è nominato comandante dell'armata in Italia e nell'aprile dello stesso anno inizia le operazioni che lo vedono contrapposto al Regno di Sardegna di Carlo Emanuele IV, all'arciduca Carlo d'Austria e dallo Stato Pontificio di Pio VI. Con alterne vicende, vinto il Regno di Sardegna e lo Stato Pontificio, solo l'Austria rimane a contrastare l'armata di Napoleone. Con la vittoria del Ponte di Lodi del 12 maggio 1796 sugli austriaci, Napoleone occupò la Lombardia e fece balenare ai patrioti della Lombardia e dell'Emilia la speranza dell'indipendenza. Alla Lombardia, detta Transpadana, sempre legata alla Francia, viene concessa una certa autonomia. Nell'agosto Reggio si ribellò al Duca di Modena Ercole Rinaldo III d'Este, che dovette fuggire, così anche Modena seguì l'esempio di Reggio. Ormai Napoleone era considerato il liberatore e come tale fu salutato dal Foscolo, che ardente rivoluzionario si arruolò a Bologna nei cacciatori a cavallo, e dalle stampe nel 1797 lode a Napoleone Bonaparte liberatore e successivamente nel 1802 l'orazione a Napoleone. Alle due città citate si unirono successivamente Bologna e Ferrara, e la Confederazione delle Quattro Province prese il nome di Cispadana, che si diede una costituzione modellata su quella francese ed adottò il tricolore sostituendo all'azzurro della bandiera francese il verde. Gli avvenimenti portarono ben presto alla fusione della Transpadana con la Cispadana, dando vita il 9 luglio 1797 ad una grande repubblica, quella Cisalpina. Essa comprendeva la Lombardia con Mantova, le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Verona, Rovigo, l'ex Ducato di Modena, il Principato di Massa e Carrara, la Legazione di Bologna, Ferrara e Romagna. Vi furono poi aggiunte nell'ottobre la Valtellina, Bormio e Chiavenna. L'Austria la riconobbe nel Trattato di Campoformido
comune del Friuli alle porte di Udine il 17 ottobre 1797. Il nuovo Stato, il cui governo era a Milano, apparentemente autonomo, ebbe nel tricolore la propria bandiera. Di fatto la Cisalpina era uno Stato vassallo della Francia, obbligato a mantenere un esercito di 23.000 uomini a servizio dell'interesse del governo francese. Durante la spedizione di Napoleone in Egitto, l'offensiva condotta in Italia dall'Austria e dalla Russia nel 1799 portò allo scioglimento della Cisalpina, ma Napoleone, dopo la vittoria di Marengo sugli austriaci il 14 giugno 1800, la restaurò ed ingrandì col territorio di Novara e di Tortona. Con le consulte di Leone, la Cisalpina, secondo la speranza espressa in un sonetto da Giovanni Pindemonte, poeta e fratello del più famoso poeta Ippolito, cambiò il nome l'11 gennaio 1801 in quello di Repubblica Italiana, di cui fu presidente Bonaparte. Proclamato Napoleone imperatore, la Repubblica Italiana diventò il Regno d'Italia, di cui Napoleone fu incoronato re a Milano il 26 maggio 1805. Il nuovo regno, affidato al figliastro Eugenio de Beauharnais come viceré, condivise le turbinose vicende della Francia imperiale fino alla caduta di Napoleone. Per quanto riguarda il Piemonte, l'11 settembre 1802 esso fu annesso e integrato direttamente alla Francia e il re Vittorio Emanuele I dovette abbandonare Torino e fu esiliato in Sardegna. Nel 1808 Paolina Bonaparte, sorella dell'imperatore francese, convinse il fratello a concedere al principe Camillo Borghese, suo secondo marito, il governo del Piemonte. Ma la buona stella di Napoleone non brillò tanto a lungo. Infatti, dopo l'infausta campagna di Russia, 23 giugno, 12 dicembre 1812, e la sconfitta di Lipsia, Sassonia, Germania, del 19 ottobre 1813, l'imperatore dovette prendere la via dell'esilio all'isola d'Elba. La sua caduta determinò il ritorno a Torino del re Vittorio Emanuele I e Camillo Borghese dovette lasciare il Piemonte. A così termine il primo incontro con la storia d'Italia.